molto indicativo per i destini rossoneri l'anticipo Milan-Torino, favorevoli ai Granata i precedenti di campionato e di Coppa. Ibrahimovic in panchina, ma i problemi della squadra di Pioli sono più generali. L'attacco si è fermato e la difesa è un colabrodo. Leao giocherà dall'inizio. Il Torino mira all'Europa e avanza sicuro. Ricci fermo, davanti Miranchuk e Sanabria. L'irraggiungibile Napoli stavolta starà attento a non subire altri scherzi dalla Cremonese come quello di Coppa. L'Inter difenderà nel posticipo il proprio secondo posto contro una Sampdoria che ha tratto vantaggi dall'arrivo dei rinforzi. La Roma a Lecce difenderà la propria posizione. Gli alti e bassi di Lazio e Atalanta potranno essere risolti nello scontro diretto. Vesino in mezzo tra i biancocelesti. Per Gasperini formazione rimaneggiata. Ancora in tempo l'Udinese per le proprie ambizioni europee, ma dovrà battere un Sassuolo in netta ripresa. Il Bologna incalza, ma sarà alle prese con un Monza poco arrendevole. Arnautovic è ancora fuori con altri titolari. Palladino ritroverà Rovella. Juventus-Fiorentina è una classica tra squadre dagli umori diversi. Bianconeri, con Fagioli in ripresa, viola senza Igor e Mandragora. In coda lo Spezia-Empoli cercherà di risollevarsi, mentre il Verona spera di uscire dalla sua scomoda posizione in classifica superando una Salernitana dalla difesa fragile. Il tutto con le coppe internazionali sullo sfondo.